Bentrovati amici di Maglie del Cuore, amici juventini dal vostro BJ24 Live. Rieccoci qui al nostro terzo appuntamento di Magazine Maglia del Cuore. Oggi affronteremo tanti temi, ma voglio partire subito complimentandomi con le nostre ragazze Juventus Women che hanno conquistato il quinto scudetto consecutivo. Complimenti veramente a queste ragazze, sono una forza veramente. I complimenti vanno alla società che ha fatto un progetto veramente grande, che non si è mai arenato, a tutto lo staff tecnico, ragazzi, allenatori e tutti veramente. Ancora i complimenti vivissimi da Maglia del Cuore e da BJ24 Live. Oggi affronteremo pure temi importanti, quale la vigilia di Coppa Italia. Come arriverà la Juventus in questa finale di Coppa Italia contro l'Inter dopo la disfatta di Marassi? Com'è l'umore? Come sarà la mente dei giocatori? Bene, ci arriveremo con calma. Parleremo anche di tanto calciomercato. Dove andrà Paulo Dybala? La Juve. Quali saranno le basi dove la Juve getterà le fondamenta? Bene, ci arriveremo con calma. Partiamo subito dalla Juventus, dalla disfatta di Marassi. Una disfatta che ha lasciato molti tifosi con l'amaro in bocca. Tanti tifosi ovviamente pretendevano che la Juve dasse ancora tanto, ma i giocatori, e ne sono sicuro, nella loro mente ormai c'era la finale di Coppa Italia. E dopo aver conquistato la qualificazione in Champions con giornate di anticipo, è già una grande cosa, visto di come siamo partiti precedentemente in campionato. Tanta rabbia c'è stata, non lo metto in dubbio, ora dobbiamo calmarci, prendere un respiro e andare a conquistare una Coppa Italia che non è importante. È importantissima. La Juve fino ad oggi ha vinto per 10 anni consecutivi. Lo scorso anno gli ha messo firma con Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Quest'anno, se la Juve vince questa Coppa Italia, è una cosa importante, perché andiamo a vincere per 11° anno consecutivo. Io voglio dire, chi c'è mai riuscito? Nessuno! 10 anni consecutivi sono veramente tanti. Se questa Coppa Italia diventa 11° anno consecutivo, signori miei, la stagione non è stata, diciamo, positiva, non lo metto in dubbio. Però vincere per 11 anni consecutivi, diciamo che sarebbe una soddisfazione veramente bellissima. Uno, perché giochiamo contro i nostri acerrimi nemici, l'Inter. Una finale che dice tutto, Juventus-Inter, derby d'Italia in una partita secca dove deciderà chi portare a casa questo trofeo. Un'altra notizia importante che voglio dirvi è quella di Manuel Locatelli, che torna a disposizione di Massimiliano Allegri e probabilmente può essere a disposizione per la finale di Coppa Italia, una cosa molto molto importante. Possiamo passare ovviamente al calciomercato. La Juve getterà le basi per una nuova Juve, ma la Juve dice che i due pilastri ce l'ha già in casa e si tratta di Locatelli e Zakaria. Sono gli unici due pilastri sicuri di cui costruire la mediana del futuro. Per gli altri è tutto ancora in dubbio: McKennie, Arthur, Rabiot, ma anche gli intrecci con i giovani Miretti e Fagioli. La dirigente dovrà studiare l'assetto del centrocampo del futuro, che molto probabilmente comprenderà l'innesto di un nuovo giocatore e vedrà la presenza o meno ovviamente di Rovella. Una cosa è certa: ad Allegri Rovella piace, le due precedenti stagioni da protagonista in Serie A a soli 20 anni rappresentano anche un fattore molto importante da tenere in considerazione. Questa potrebbe essere una chiave nei ragionamenti futuri della Juventus. Ovviamente, fonte Marco Baridon, Juventus News 24. Lasciamo un attimo il calciomercato, parliamo del nostro capitano Giorgio Chiellini, che ha detto: ciao Juve, vado e torno. Ma attenzione, il capitano ha deciso: ultime partite in bianconero, poi una nuova esperienza. Però tre strade: continuare a giocare in un campionato meno impegnativo, studiare un anno all'estero, intraprendere subito la carriera da dirigente nella società partendo dal basso. Noi al nostro capitano gli auguriamo il massimo, gli auguriamo il meglio. Qualunque cosa il nostro capitano vuole fare, noi lo aspettiamo a braccia aperte. Un saluto caro capitano da BJ24 Live e da Maglia del Cuore. Continuiamo ovviamente col nostro calciomercato. Allora, il futuro di Enzo Fernandez, centrocampista argentino classe 2001 del River Plate, potrebbe essere in Serie A già a partire dalla prossima stagione. Il ragazzo sarebbe conteso tra Juventus e Milan, che potrebbero dar vita ad un vero e proprio duello per accaparrarsi la firma del giocatore. Il River spera di incassare una cifra vicina ai 20 milioni di euro della clausola rescissoria di Fernandez.
Ovviamente non citiamo la fonte perché attualmente rimane solo un rumors. Ovviamente quando è un rumors non c'è niente di certo, non vogliamo dare la fonte per non creare notizie, ovviamente poi che siano vere o meno. Continuiamo, ma parliamo di calciomercato in uscita. Paolo Dybala. Paolo Dybala è intenzionato a restare in Italia nonostante gli interessi di Atletico Madrid e Tottenham. L'Inter quindi è in pole position. Per ingaggiare l'argentino sta lavorando alla proposta da presentargli. L'idea sarebbe quella di un contratto quadriennale a 6 milioni a stagione con eventuale bonus. La fonte è Niccolò Ceccarini. Continuiamo, signori miei, ma continuiamo col mercato in entrata. Parliamo, ovviamente, tutti pazzi per Hugo Ekitike. Difficile da pronunciare, ma BJ ce l'ha fatta. Giovane talento del Reims, l'attaccante francese classe 2002, piace particolarmente a Juventus, Bayern Monaco e Manchester United. Fonte Daily Mail. Poi proseguiamo ancora sempre con il nostro calciomercato, magazine calciomercato, signori miei. Resiste la candidatura di David Neres, ex Ajax, ora lo Shakhtar Donetsk. Il nome del brasiliano è tra i papabili acquisti della Juventus in estate. Nel caso in cui dovessero sumare le piste per Niccolò Zaniolo e Angel Di Maria. Qui tutto da vedere, fonte ovviamente di Tutto Sport. Continuiamo, la Juventus potrebbe fare la spesa dal Chelsea. E che spesa, grandi spese! In vista della prossima stagione, i bianconeri potrebbero riportare in Italia i due nazionali azzurri, Jorginho ed Emerson Palmieri, oltre a puntare il nazionale marocchino Ziyech. Sull'esterno d'attacco africano, però, ci sarebbe la forte concorrenza del Milan, oltre che di diversi club esteri. Ovviamente la fonte è calciomercato. Ultima notizia di calciomercato, fonte Romeo Agresti, la Juve non sta lavorando su Matic. Vogliamo chiudere questa nostra terza puntata di Magazine Maglia del Cuore mandando un pensiero amorevole, amichevole al nostro Cristiano Ronaldo. Lui va via dalla Juve perché ritiene la Juventus poco competitiva per una possibile qualificazione alla prossima Champions, che è quella che la Juve ha da poco conquistato, mentre il suo Manchester United purtroppo non ce l'ha fatta. Questo dimostra che a volte il calcio non è una scienza esatta, ma noi a Cristiano lo vogliamo bene perché siamo stati orgogliosi di averle squadra un campione così e gli mandiamo i nostri migliori auguri da Maglia del Cuore, dai BJ 24 Live. Amici miei, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per averci ascoltato fino all'ultimo. Noi saremo sempre presenti col nostro magazine Maglia del Cuore. Come sempre vi ricordo di seguirci anche sui nostri social, Facebook, Instagram, Twitter e a me anche su TikTok. Poi mi raccomando, una cosa importante per sostenerci, iscrivetevi ai nostri canali YouTube, BJ24 Live e Maglia del Cuore. Vedete i due loghi qui in sovraimpressione, iscrivetevi a questi canali, non vi perderete mai una notizia di calciomercato e sarete sempre live con noi. Da Maglia del Cuore e da BJ24 Live un saluto, buona Juventus a tutti!